Il calisthenics è un metodo di allenamento che utilizza il peso corporeo come resistenza per sviluppare la forza, la flessibilità e la mobilità articolare. Il termine calisthenics deriva dalle parole greche kalos, bellezza, e stenos, forza, che enfatizzano la bellezza e la forza del corpo umano. E in effetti, questa pratica dalle antiche origini era utilizzata già dagli eserciti dell'antica Grecia come preparazione atletica. Il calisthenics si basa su alcuni movimenti essenziali, ovvero tirare, spingere, piegare, saltare e oscillare. Tra questi possiamo identificare esercizi più orientati alla resistenza, come i jumping jacks, i burpees e i mountain climber, o più orientati alla forza, come i pull-ups, i dips e pistol squats. Molti altri, inoltre, provengono dalla ginnastica artistica, che sappiamo richiedere anche una elevata capacità di movimento. Lo scopo del calisthenics è, in definitiva, di aumentare la forza, la resistenza e la flessibilità muscolare, ma anche la mobilità articolare e l'equilibrio e la coordinazione. Non sorprende che la pratica di calisthenics possa portare diversi vantaggi, tra i quali il condizionamento muscolare completo, il potenziamento del core, il miglioramento delle capacità psicomotorie e l'aumento del dispendio energetico. Per questo viene utilizzato come preparazione fisica da molte squadre sportive, unità militari e nell'educazione scolastica. Per quanto riguarda la perdita di peso, il calisthenics può contribuire ad aumentare il dispendio calorico, ma sappiamo anche che il dimagrimento dipende principalmente dalla gestione della dieta. Dobbiamo tener presente che ci sono anche criticità e aspetti negativi, come il rischio di infortuni, soprattutto legamentosi e tendinei. È quindi importante non approcciarsi a questa pratica senza aver considerato eventuali controindicazioni, come sovrappeso grave o sottopeso, patologie croniche e problemi ortopedici. Se sei interessato ad organizzare un allenamento di calisthenics, non improvvisare. Inizia con una pianificazione annuale differenziata in cicli e programmando le sessioni in base a obiettivi ragionevoli. Gli esercizi possono essere suddivisi per gruppi muscolari e intensità. Un esempio di seduta di allenamento può prevedere riscaldamento muscolo-articolare generale con esercizi aerobici total body. Poi, per ogni movimento, si può inserire un esercizio di media difficoltà, un esercizio duro da eseguire in maniera esplosiva per molte serie e poche ripetizioni. Infine, un esercizio di media difficoltà eseguendo una sola serie ma a cedimento. Facciamo qualche esempio di esercizi di base, buoni anche per i neofiti. Per cosce e glutei consigliamo dei semplici jumps, che si eseguono accosciandosi e saltando in modo esplosivo. Per schiena e bicipiti, i body rows sono un'ottima alternativa alle trazioni. Si eseguono bloccando una barra tra due supporti, come due sedie, da afferrare per eseguire un vero e proprio rematore a carico corporeo. Per il petto e i tricipiti, i classici push-up, ovvero i piegamenti sulle braccia, rappresentano sempre un'ottima soluzione, perché è adattabile a tutti. Per l'addome e i flessori dell'anca, possiamo optare per dei classici crunches a terra, abbinati a dei hanging leg raise, ovvero il sollevamento delle cosce e del bacino da aggrappati alla sbarra o agli anelli.